del tuo numero. Perbacco, sono rimasto a piedi. Aspettate un attimo. Sono rimasto a piedi. Raga, un attimo arrivo. Un attimo arrivo, 2 secondi. Parapaparapam. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Oh, c'è sta una macchina. Ma sicuro passa dietro, vuol dire. Vuol dire vedere come passa indietro? Vedete? Bella mia, dammi la macchina, scende, muoviti. Che eccesso di macchine che c'ha. Raga, un attimo arrivo, un attimo e arrivo, raga, 2 secondi. Sono quasi, ci sono quasi. Ma che è, sta sempre chiuso il locale, raga. Ci sono quasi.
Ci siamo, raga, ci siamo. E sono 5, e sono 4, e sono 3, e sono 2. Ma che si che fanno? Ci bloccano. Bloccano tutto, raga. Ma come si fa? Bloccano tutto? Ho messo, perfetto. Salve. Salve. Oh, ma che è successo? Salve. Salve. Grazie Anthony, benvenuto, grande. Che è successo con i giovanotti qua a terra? Una sparatoria. Ah. Bene, bene. Piano! Cosa fate, raga? Ma tutto a posto? Oh, cioè fate prendere la macchina? Procediamo a portare in centrale per visitare. Un genocidio, Seri, che è successo? Niente di cui vi interessa. Signori! Colleghi, sono qualcosa in ospedale. Vi potete elevare? Grazie. Signori! Deve aspettare un attimo. E vabbè. Fermi i documenti, per favore. Sì, ma io mo' sei arrivato, no? Che documenti? Non lo so. Allora. Sì, signora, semplici documenti. Sei, 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 sei. La ringrazio. Questi non hanno capito. Sì. Aspetta che... C'ho le tasche un poco. Mannaggia. Tu dove cazzo vai che prima? Eccolo qua. Dovrebbero essere questi. Sono questi? Me la patente ce l'ho. Sono questi o no? No, non ce l'hai. Se infatti fatto la guida. Prego, molto gentilo. Eccoti. Arrivederci. Mi fate passare? Non si può uscire per il momento. Deve entrare interdetto. Tu che fai? Vieni qua a prenderti la moto. La macchina. Ah, beh, allora. Grazie. Ma questi sono pazzi, raga, nel garage in centrale interdetto. Tu anime, chiudi nel garage. Ma come si fa, raga? Ma come si fa? Si fa o non si fa? Si fa o non si fa? Chi c'è qua? Non c'è nessuno. Chi è questo? Oh! Oh, attenzione! Lei lavora qui? No, fosse bello lavorare qui. Lei dove lavora? Dove lavora? Ma io non lavoro, faccio il minatore. Bravo, così si fa. Arrivederci. Non ce la posso fare, raga. Ma chi sono qui? Andiamo. Ah, fammi vedere se ci sono messaggi. Fammi vedere. Idem pure da Frank De Perla. Allora, contatti. Fabio Beciolino. Chi è Fabio Beciolino, raga? L Cocco, ma vai io. Vabbè, ragazzi, sai che famo? Andiamo a fare due piedi, ci andiamo a fare due risate là, che ne dici? Così lavoriamo, ma facciamo due soldi, eh. Come cazzo pure sto Camacho? Vabbè, questo non rispondo. Come sei stato? Ah! No, raga. Allora, slash. OC.
Inizio di mano per sulla dimensione. Ma l'ho mandato lì. Ma allora, ma raga, ma come si fa, dai? Ma come si fa, raga? Cioè, improvvisamente è uscita una macchina davanti. Questo black qui, secondo me in giornalino, fra poco viene guarnato. Cioè, ma io non lo so, raga, ma come si deve fare? Come si deve fare? Ma che palle. Aspetta, fammi fare un attimo una cosa nel mentre. Nel mentre voglio fare una cosa, raga. Voglio fare una cosa. Allora, nel mentre voglio fare una cosa, un attimo solo. Fammi un attimo sta cosa, raga. 2 secondi. Raga, intanto rimanete un bel follow al canale. Se avete Amazon Prime, se avete Amazon che vi visualizza profilo, dettagli dell'account. Fammi dire una cosa. Come si fa a cambiare il nome di... Come si fa a cambiare il nome di Steam? Nome di preferenze. Allora, preferenze non è... dettagli dell'account. Preferenze, preferenza lì, taglietto account, sicurezza account,
Cioè non si può cambiare, raga, il nome. Non si può cambiare il nome di Steam, raga. Non si può cambiare? Che io sappia, sì. O no? Vabbè, la farò un altro modo. Oh, ma sti medici vengono, ma hanno rotto le palle. Forse stanno venendo. Oh, manco adesso, no? Allora, comunicare che a partire dalle ore 16 c'è solo un servizio primario, ovvero si effettuano solo rianimazioni in sede, sarà sospesa anche la vendita di bende. Oddio, che è successo? Che è successo? Chi, tutto bene? Non lo so, l'ho visto qua, chiama un'ambulanza, chiama un'ambulanza. Lo porti in ospedale. Lori, Ganshi, grazie per il follow, benvenuto. Lo porti in ospedale tu? Sì, porti tu che c'ho Ferrarino. Spottati. Ok, ok. Scusami un attimo, eh. Oh mamma, e come cazzo sto? Oh, ehi, fratello, mi aiuti per favore a portarlo dall'altra parte. No, ma non me la fotto poi. Mi aiuti ad alzarlo, che devo portarlo dall'altra sì, parte. Sì, aspetti. Uno. Due, tre, quattro. Sì, dall'altra parte, aspetta, vieni. Vai. Uno, due, sta arrivando l'ambulanza, attende. Vai. Occhio. Cioè, l'ambulanza passa, se no che è? Ah, quella è la polizia. Aia, aia, quanto mangia? Sembra persona importante. Ti apro la portiera, ti apro la portiera. Grazie, grazie. Anche se è un po' piccolo come spazio, speriamo che ci entra. Mettilo come passa dall'altra parte. Vai. Ok. Grazie, arrivederci. Ma mi fa cadere, raga. Questo sembra uomo d'affari, eh. Ma mi fa capire, rapino, raga. Lo porto in un posto e gli rubo tutto. Sì, sì. Io rubare. Te la devi credere. Un giorno all'impatto mi innamorai di Oh mamma. E che pilota professionista. Sì, sì. Oh caso. Mamma, aia. Sei proprio professionista, raga. Questo è proprio professionista. Questa clip la devo salvare. Che pilota professionista, raga. Passito sono. Aia. Madonna. Ho spaccato Ferrarino. Non è manco mio, cazzo. Aia. A chi l'ha rubato questo? Aiuto. Ops, mi scusi. Ci ho ferito. Ah, mi sono dimenticato di prenderlo. Artugo, sali.
non c'ho parole, io non ho. Oh, ma che io è? Ho bisogno di riprendere tutto in centrale. Oh. Uscite fuori, oh, lasciate per terra. Dai, ma se non ti capire, oh, uscite tutti fuori. Oh, fa lavorare niente, va. Come usciamo fuori? Devo portare malato. La porti, la porti. Madonna, c'è una strage qua. Medico, ho portato ferrito. Zero parole. Un po' di pazienza. Lo sciopero dei medici. Questa è nuova. Non già la faccio, raga, ma com'è possibile? La polizia si lamenta, veramente, parvi lamentate. Ma quello è lo sceriffato, quello è lo sceriffato, quello è lo sceriffato. Mi sono signore vestito di grigio. Ma quando stai di con le maglie nere lo sceriffato? Bonno, dove siamo? Che ne so io, caro. Che cazzo faccio adesso? Lo so, pure noi ci stiamo a trompo. Ah, io non ho visto la situazione lì. Così, bene. Carl, orgo butano. A posto? Ma che palle, oh, raga, mi è caduta una macchina addosso improvvisamente, ma se può fa... No, sono pulito. Se può fa a sta ora, raga. Piano piano. Un momento di non fa pure 2-3 mila di fattura. Ma... Così, un dottore? No, no. Oh, Dio, mi ha mal di gamba. Ah, passiamo un attimo, okay. La macchina. No, no, c'è ancora uno. Faccio la fattura. Grazie mille. Arrivederci. Ciao caro. Ciao. Ci siete? Ah, grazie, grazie. Bene, Manu. Arrivo, Non gli mettere il tempoletto, se no si fa male. Cos'è successo? Sapete cos'è successo al ragazzo? Questo qui? Uno, fare sì, due. È caduto dalla moto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Grazie Loric. Caro, bello, piano. Medico. Tranquillo. Tranquillo. A posto, risolto, tranquillo. No, anche perché faccio fatica a rimettermi la maglia perché c'ho i tatuaggi nuovi e mi bruciano da morire. Medico, mettiti dell'unguento. Mi può dare, non c'è, mi può bendare. Vedi, anche qui c'è il tatuaggio. Direttore. C'è rotto. Il mio tatuaggio sul braccio destro, ti piace? Poi senti bello. Cioè, quindi vedo spara in testa. Sì. Cioè, hai capito? No, no, cerotto mettiglielo. Prendi i miei pugni e fammi svenire. Il cerotto mettiglielo, mettiglielo cerotto. Non ce li danno i cerotti. Mettiglielo cerotto, non è che non ti possono vendere le bende. Tino, come stai? John, che cazzo guardi? No, è che mi piacerebbe aiutarti, però in realtà vedo che te la cavi molto bene da solo. Cioè, raga, ma io come se lo fanno? E volevo farti vedere i miei nuovi tatuaggi. Sì, arrivo, ragazzi. Si possono i cerotti? Non li potete comprare da portare via, ma... No, ma lui non è tiroginante, cazzo. Il direttore ha detto testuali parole: solo rianimazione, niente cerotti e niente vendita di bende. Ah, ok, anche cerotti, perfetto. Niente. Vabbè, prendimi a pugni fino a quando non svengo, vai. Cioè, boh, io non so. Vai, prendimi a pugni, Allora, in ospedale non si fanno robe del genere. Vogliamo allora... vedere picchiare. Ma non è, cioè, ma dai, ma che è sta cosa? Ma è ridicola, cioè... Io non, cioè... Che dolore, che è successo? Che è successo? Se può sapere che è successo, dotto uno. Come che sta qua? Come che sto un go qua? Chi è che si sta lamentando di pugni? Che dolore. Aspetta, dove dobbiamo andare? Qua? Chi è che sta lamentando di pugni? Si è qua o deve? Chi è? Aspetta. Giovanotto. Chi è che si vuole più pugni? Madonna, Dorian, comunque con questi capelli. Salve, salve a tutti. Salve. Quei capelli. Ho capito, il signore mi ha buttato sotto, io che devo fare? Niente da fare, stai bene, arrivederci. Ciao. Questo qua forse non ha capito. Capo. Oh. E quindi che dobbiamo fare qua? Se stai bene tutto intero. No, non sto bene. Ciao. No, che c'è, ciao, non sto bene, tu mi hai buttato sotto. Ecco. Sì, sì, ho voglia. Bello. Stai bene, stai bene. Vai, prendi macchina, prendi tutto, ciao.
poi andiamo, raga. Andiamo a sta furgo. Ah belli, o volete il panino da Ciro Ciriola? O panino da Ciruz! Io ho detto così, io ho detto Ciriola, eh! Mamma mia! Tutti i mafiosi qua dentro a sta città, oh! Ah, oh, bello amico! Wow. A quanti fai panino, oh? Oh, ah, bello di casa! Ah, bello de nonno. Allora vado a fare un attimo una cosa e mi fermo qua subito, va bene? Va bene? Eh? Mi senti? Sì, si sente. Ehi, ho detto vado a fare un attimo una cosa e vengo. Arriva subito. Va bene, non ti muovere. Ciao bello. Che stavo andando a fare, raga? Stavo andando a lavorare. Porca paletta. Oh, ma che è, non girsa? Raga, andiamo a fare due pietre. Ma no, e che cazzo, ah! Ma compaiono i veicoli improvvisamente, raga. Compaiono i veicoli. Raga, ma compaiono i veicoli improvvisamente. Raga, ma com'è possibile? Mo sto tornando all'ospedale. Prima mi ero comparso. Cioè, mi era comparsa prima una macchina. Ma mo chi mi verrà a cadere? Ma sta macchina? Ma che pezzi di merda. Cioè questi ma si prendono la macchina e non mi portano nemmeno all'ospedale, vedi? Sì, 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 sì. Posso farla la foto? Ok. Sì, sì, sì. Aspetta che non va. No.
Turi, il muscolo per cambiare posto? Sì, c'era un venuto. Dove c'è la macchina? Vieni qua, vieni qua. Cioè, che se mi hai messo sotto la macchina? Eccolo qua. Ma dove? Qua. Qua, qua. Non lo vedo là. Come... Com'era muscolo T? No, muscolo T slash spalla. Esatto. La porta in ospedale? Sì, portalo col comaggio stesso, tanto se sarà il suo, glielo lasciamo. Ok. Vabbè, questo allora lo sequestriamo. Oh. E il fatto è che non si vedeva. Ma che sta facendo? Ma come la porti questa macchina, raga? Cioè, che se mi è rimasto qua? Ma che è oggi, raga? Vabbè, faccio quitte. Faccio quitte, raga, è perché mi sono rotto il cazzo, sinceramente. Sono morto due volte, ma come si fa, dai? Questo mi prende, poi mi lascia, raga, ma come si fa? Raga, fate una bella sub al canale. Raga, se arriviamo a 15 sub, ragazzi, si sbloccano altre emoji. Si sbloccano... Fammi vedere. Ma speriamo che non mi sequestrino il Camacho. Ma chi gliele dà 5.000? Non importa ciò che dite, siamo una. Chi gliele dà 5.000, raga? Colpite, l'impero è sempre qui. Siamo qui sul banco, stai vieni qua. Ti divertirai, non scordarlo mai. Unico server con novità che te gustarà. Vieni giù in città. Dai, raga, tutti a mettere un bel follow al canale, dai. Tutti a mettere un po' di follow al canale, dai.
Ma siamo all'ospedale. Speriamo che troviamo a quello che ha Camacho. Ma che troviamo? Quello l'ha sequestrato sicuro. No, sto qua. Persa tutto, raga. Salve. Salve, salve. Coca? Salve. No, no, con la coca mi risolve tutto. Questo è mio? E come si fa a mettere? Giovanotto. Dimmi. Arrivederci. Ma non è tua la macchina? Come non è mia? No. Come non è mia? Questa è la mia. No, sono venuto io questa macchina. La so, è successa una cosa. Ciao. Azione, chi se non mi riconosce manco sta scena. Ho dovuto ricercare il furgone, lasciami perdere, ragionataci oggi. Ah, bello te zio. Ah, va bene, niente. Senti una cosa. Dimmi, dimmi. Okay. Tu sei il venditore, il venditore. Ah, bello, sì, a me mi servono 5 a 5, vai, 5 a 5, sì, ecco. Sono venuto, sì. Sei nuovo no, sei nuovo, giusto? Sono un paio di giorni che mi metto. Bene, bene. Allontanati. Chi, io? No, no, lui, se no si beccava la fattura. Aspetta che c'ho... aspetta ecco. Che sta problemi. Ci sono problemi, vero? Oh, scusa. Ci sono problemi? No, l'ho passato tutto. Aspetta che non mi fa... c'è il magazzino... sì, c'è il magazzino lento. Bravo, Ma mai fatto due, fatto uno? Una da due, una da... No, 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 ho fatto una da 3.000. E basta. Quell'altro non lo so che... È arrivata? No, non mi è arrivato niente, ma sarà lento. Sì, perché ho pagato, vabbè, ho pagato. Basta che la pagata, poi. Vabbè, ciao, bello, grazie. Sei, si può, sì, sì. Ti ringrazio. Fratello, tu eri lì, tu eri lì vicino a quel bianco. Ma che sei a dire? No, no, ragazzi, come, non come ho fatto io a prenderti? Che posso dire? Sì, è molto distante, ragazzi. Ah, bello. Bene, diciamo che c'è stato fortunato. Foggiano. Dai, Foggia, vieni, dove sei? Facciamoci storetto insieme. Comunque qua belle e buone escono le macchine, mannaggia. Ci vediamo alle pietre. Sono morto già 3 volte e improvvisamente mi escono le macchine davanti. Mannaggia la miseria. Allora fammi mettere il segno alle pietre. Ecco qua, andiamo. Vamonos! Se vado veloce, improvvisamente, raga, mi escono le macchine davanti, non lo so perché. Cioè, poi con tutta la cintura se ne volate dentro la macchina.
No, e che palle. Ma se può fare sta cosa? Mannaggia. Raga, arrivo. Ma allora, raga, già ho speso 10.000 per essere cazzato, mannaggia la miseria. Ma come si fa, raga? Come si fa? Ditemelo voi come si fa. Cioè, questa è la quarta volta, raga, che muoio. Ma si può fare sta storia? Ma no, proprio oggi non me ne sto proprio vedendo bene. A dove va quello? Nella terra? Ma no, vedete che non va bene. Vedete che non va bene, raga. Oh, non va bene la connessione. Successo qui in terra? Sto posto, signori, non lo so. Chiamo da medico. Chiamo il medico, chiamo il medico. Chiamato, chiamato.
puzza, una puzza di sangue. Questa è la terza volta che muoio. Sai che sta succedendo? Raga, incredibile, oh, mannaggia, quella puttana, come si fa? Oh, a chi abbiamo qui? Abbiamo anche a Frisco, Frisco, la buonanima di Frisco. H per rinde, vediamo che fa. Niente. Oh, prima con H mi ha fatto fare un bullo della mano. Dov'è? Che dite? Qualcuno mi viene a prendere, chi lo sa? Mi vengono a prendere? Oggi i medici, non avevi capito? Oggi i medici se ne stanno lì. Per cazzi loro. Poggiano! Oh, Frisco, manco un saluto fa. Vediamo che fa. Che dici, tutto bene? Raga, ma che cazzo, questa è la quarta volta che muoio oggi. Ho speso già 10.000, ma se può fare sta storia, mannaggia, se... 10.000, raga, ho speso 10.000, ci rendiamo conto o no? Mi volevo un po' divertire. Ma secondo me si è buggata la chat. Ma ho internet, boh. Oh, ma se lo muovono. E l'object sembra aperto, consegna domicilio. Che due palle, ma come si fa? Ah, ma perché sto fatto che i medici stanno in ospedale? Boh.
cioè la vorrei sapere proprio a dire il vero, la vorrei proprio sapere. I suoi medici? Polizia. Ma come si fa, raga? Come si fa? Mannaggia, mi sento. Ma come si fa, raga? Come si fa? Mannaggia, miseria, mannaggia. Poi canna, dopo i scienza l'altro, muove le nutte, pozzine. Brava, hai capito? Capito che mangi? Hai capito? Ma che stai cagando? No, ma posate! Che cazzo?
cazzo. Ma che sta facendo? Gira, gira da uno. Yo, che è successo? Aspetti, aspetti, guardi. Dai, dai, che resisti, resisti. 16, 16. A posto. Okay. Non è il caso in cui noi avessimo bisogno. Dottori, dottori. Della richiesta medica. Come dottore. Un attimo solo che chiamo bene, subito bene. Il direttore. Dottore, c'è un'urgenza. Sì. Qui. Prego, lasci aspettare, lasci aspettare. Ai. Direttore. Salve. Se la polizia ha bisogno di qualcosa, come ci comportiamo? Eccolo, eccolo, dottore. Tutto bene? Ok, perché c'è qua, penso... In ospedale. Mi scusi, lei è il... Dottore, c'è un'urgenza qui, anziché parlare, può un attimo... Qui ha bisogno di parlare con lei. Dottori, dottori... Come va? Come sì. Ti senti, Luca? Come ti senti, Luca? Dottore, c'è un'urgenza qui. Sì, lo rianimo subito, se si sposta un po', grazie. Subito, sto a mezz'ora, questi mannaggia, mi sono stato a mezz'ora. Ok, dai, va bene. Dottore! Ah, questo è quello di ieri, quello della miniera. Venga qui da me. Come ti senti, Luca? Allora, quello della miniera. Sta bene, no, vi chiedo di uscire. Questa è la quarta volta. Ah, sì, quello della miniera. LeBron? Sì, la quarta volta. Stai calmo con la voce, però. Bella, ciao. Scusami. Signore, signore. Poi, ho pagato già 10.000 di fattura. Arrivo subito, Ci sono io, comunque, non ti preoccupa. No, mi dispiace, non ho neanche un becco. Cazzo, vabbè, fermi tutti, prego, prego. Faccia vedere, mi faccia vedere. Aspettami. Oddio, sì, ma è in arresto cardiaco. Devo cominciare la rianimazione. Allontanatevi tutti, per favore. Ragazzi, chi non ha bisogno di favore fuori, grazie. No, ma che cosa? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sei lontani, 10, un attimo 11, non c'è niente da vedere, state lontani, 15, 16, io vorrei 500 dollari, 19, 20, 21, oh signore, ok, ha mosso le braccia, ha mosso le gambe, meglio, le signore tutto bene? Nacciate, che dolore, che dolore, scusi ma può fumare fuori per favore, ma cortesemente, andate fuori, grazie. Che dolore, oi, ma che ne saci che è successo, aspetta. Bene, non lo so, guardi, l'hanno... Poi andiamo in quella cosa, poi non ce l'ho. Ah, che succede? Fa mocca la morte del Gesù Cristo. Oh, ma dov'è il mio camacho? L'abbiamo perso, siamo vicini, Perché? Che succede? Chi lo usa questo? Non funziona. Andiamo. Andiamo. Aspetta. Sì.
Buonanotte, raga, buonanotte. Andiamo a comprare il telefono, radio, tutto. Che è successo? Telefono, radio, andiamo. T'hanno nuovo tutto coso, com'è? Non è che mi hanno lavato, penso. Prima. Ah, hai dovuto aspettare. Sì, questa è la quarta volta che mi ritrovo all'ospedale. Sì. E come mai, mannaggia. Prima. Aspetta. Oh. Che fa? Una pereta? Che? Si è seduto. Prima. Non adesso, prima. Mi ricordo. Ma si è seduto? Sì. Prima mi ricordo. Vuoi io o no? Ti è seduto. Ma dove stai fermo? Sì. E cammino. Ma si sente o no? Pigliamo la macchina, ma che è sta macchina? La tua? L'ha già rubato, per venire tu. Fammi riesci, fammi che non hanno sequestrato. C'è la fattura solo a te? Sì, faccio a me. Recupero, vediamo. E mo? Ma vuole pagare. Grazie Loki, benvenuto Loki. Sì, tutto bene. E quello sequestro. Dai l'attacco a lui. Va bene, già fatto, già io. Però andiamo con questo, dobbiamo andare a prendere il tempo. Ah, hanno sequestrato, hai visto? Ammo cigna, ammo la prima. Ma che sta succedendo? Oh, ha più camacia, ma... Sta sequestrato. Dove? E sta sequestrato. Sta zitto che sequestrato, dove era venuto camacia? Ma non funzionava, non mi facevo rapire. Sì. Che dici? Ma si sente un rotto che faccio, senti, sì. Non se non passa, andiamo. Andiamo da sti pezzi del merda. Andiamo, spara mangato. Dopo devo andare a comprare telefono e radio. Oggi già ci ho speso 15.000 se volesse essere. Ma che te fermi, vai? Ma che cazzo dici? 15.000. Ma che dici? Oh, sono morto 4 volte. Mamma mia, perché si paga pure? Oh, guarda quando mi ha fatto sto figlio di puttana, 4.000. Vai. Un medico mi ha fatto 4.000, sto bastardo. Signor. Dimmi. Ma ti sequestrato Camacho per gitto che ero mio? Oggi capito, però dopo l'ho trovato sulla tua strada. Perché sono schiattato una tavola. Stai prendendo una tavola, non hai visto? Io non ti ho visto a te. Come mi fa? Niente, va. Come già va? Sì. Ma che cazzo ti dici? Cioè non so come facite. Aspetta, mi chiamo il capo, aspetta un secondo. Ehi. Capo. Che cazzo? Niente per il rastato. Oh, fa aspetta chi se... Che c'è tu? Fai aspetta a Kiss che c'è più il numero di targ. A chi? Chi le roga ma? Allora, BQB180. BQB180. Eccomi. BQB180 è la targa. Ma ce l'hai la foto che stavi in ospedale? Certo, tengo le prove della GoPro. Ha detto il direttore che se hai la foto che stavi all'ospedale, mandalo sull'applicazione. Tengo proprio. Dove la devo mandare?
Qua sull'applicativo. Quale? Che reparto? Vedi? Che reparto? Ma che cosa? Che cosa? Che stava all'ospedale. Parto la domanda dell'applicativo. Sì, sì. Ok, ok. Mo scrivo in una sezione, scrivo un puntino, me la mandi in privato. Ok. Simba? Fatto, fatto. Qualor? Sì, sì, sì. Aspetta, vieni, mi senti? Sì, sì, ti sento. Ma ti faccio del video. Va bene. Allora, raga, però chi si sa proprio troppo... Ti sto chiamando, vedi? Mi senti? Aspetta un attimo. Mi senti? Sì, 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 però non parla pure in game. Sì. Ok, aspetta un attimo. Si vede il video, la vedi? Sì, 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 lo vedo. Ok, un attimo solo. Vedi? Era a terra. Ah, ok. Ero ferito, vedi? E poi mi sono venuto a prendere. Ma boh. Va bene. Aspetta che parlo col direttore. Sì. Direttore. Mi ha fatto vedere il video, tutta il... Sì, la foto, tutto a posto. Ok. Ok. Vieni, vieni. Andiamo, bello, andiamo. Il sto fatto con l'ospedale hanno detto che non viene, capito? Sì. Ma come mai? Come mai? Non lo so. Non lo so. Sei bello. C'ha già domandato come Svizzera. Com'era la targa? Chi? BQB180. Sì. Sì, sì, sì. Posso chiedere a... Cioè, raga, mezz'ora per fare una cosa. Mi dia un secondo, sto contro. Vai, vai. Vieni, vieni. Posto? Dov'è, dov'è? Paghi, valore. Arrivederci. Ci dici. Grazie. Ci piace per l'inconveniente. No, tranquillo, ciao, non ti preoccupare. Ciao, tranquillo, bello. Ciao, ragazzi. Andiamoci. Andiamo. Metti la mappa, vai, metti. Che
Cangiamento. Andiamo. Cangiamento. You. Ma fa due pit, che vogliamo fare? Amici mia. Ah, giusto 3-400, 500 a testa. Andiamo. Metti il punto, metti. Metti, metti. Forza, forza, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Ma che cazzo vuoi, oh? Ma che stai dicendo? Oh. Ma che cazzo vuoi? Come mi senti? Come mi senti? È normale. Come normale? Ehi. Impossibile. Impossibile. Sei sicuro? Sì, sì. Sti pezzi del merda. Adesso come mi senti? Parlo, parlo, fammi sentire. Parla, parla. Prova, sì, sì, prova, prova. Ti sembra uguale però più lontano. Adesso? Adesso ti sento vicino, bella forte, ma non sempre normale. Ma è strano. Beh. Andiamo. Allora, pensiamoci un attimo. Vedi che sto camion là da me. Non me merda. Ah! Che dolore. Aia, ma che cazzo fa? Quante meno... Sono le macchine girate a tutto... Al lato qua, se ne andate tutte quante al lato là. Oh. Ecco l'altra camacia mia. Io un po' dice che mi usa questa. Vedi come la targa mia? Qua davanti. Vedi? Allora, BQB180. BQB180. Hai visto? Sì. E mo? E mo ne teniamo due. Drago, Love Napoli, ciao, come stai? Fa? Sta benissimo, te che mi dici? Scusami che non avevo visto in tempo. Come stai, bro? Vestiamoci, vestiamoci, forza. Oh, scusa, scusa. Che chi ti abbiva? Oh, ci portammo, almeno non se lo prendeva nessuno. Che cosa? Un camaccio. Vuoi pia? Sì. E quella più, eh? Aspetta, ma te rimango là. Cazzo, ma io... Come, ragazzi? Allora c'è un go. Eh sì. Andiamo. Oh, vai piano. Perché io sono... È perché tu sei goloso. Ma qua perché lo uso? Sono go top. Sì, non riesco a fare. Vai, stacca a basso, pigliallo. Sare di camica, oh. Capito, non mi fa scendere. Drago, come va? Ah, a da fernista non sta la 37 kg là. Garage Amagio BQ180, ma quanti ce ne stanno? Sì,
Salve, giovanotte, salve. 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 Come vanno le cose? Come vanno? Sto bene? Bravissimi. Scusi, ma lei è un po' di sangue addosso. Ah, io sono pulito come più pulito qua. Lo vedete? Sono pulitissimo, sì. Salve. Salve. Ma queste canzoni sono normali? Sì. Salve. Salve. Oh no. Come state? Tutto a posto, lei? Insomma. Sì, siamo sempre qua a lavorare, porca puttana. Purtroppo sì. Come mai? Ci serve una sorda. Che cosa fa con questi sordi? Che cosa fa? Se può sapere. Se può sapere. Per ora non lo so nemmeno. Se può sapere. Tu che fai? Tu che fai? Tu che fai? Tu che fai? Che io? Sì. Vorrei comprare una macchina. Una che macchina? Che macchina? Moriamo in un fuoristrada. Una Camacho, oh. Voi Camacho. Esatto. Ma quanto sta? Full kit e cose, sta 150.000. Manca un po' questo per mettere. Ne vedi? Però è essenziale, secondo me. Sì. Migliore. Ma come è venuto a paese? Come è venuto? Uno strap, ma ci metterà. Capito? Ma tu da quanti tempo stai qua in città? Un paio di giorni. Azz. Poco. Come mai? Così. Stiamo in una città. Ah, sì? E questa è la più bella città che ho visto. Sì. Sì. Vabbè, questa è un'altra storia. Sì. Pasqua. Ui. Uda live. Che cosa darà? Ehi, non tengo da live. Ma esci a te, mannaggia. Ti rendi conto, no? Agitta pure, fermiamoci, abbiamo da live. Tu ti ha memoria corta, pure. Ma là stanno mettendo musica, che cos'è? Dai. Stanno facendo un festino. Sì. Andiamo a vedere, andiamo. Io però non c'è poco che andare a lavorare poi. No, io poi chiudo il cazzo. Sentite. Dici, caro. Sentite. Sì. Volevo fare una domanda. Dica, prego. Ma si entra in coppia? Entra in coppia, come si? Salam, abbassa lo stereo un attimo. Salam. In che senso si entra in coppia, però? Qua in discoteca, si entra in coppia o no? Come si fa? C'è il biglietto, show, c'è il ticket, signore il biglietto. No, dai, ragazzi, guarda che c'è macchina qui, c'è macchina con lo stereo, da sceso e basta, per stare un po' di tempo mentre facciamo pietre. Sì, ho capito, sto dicendo, esatto. Questo non ha capito, secondo me, Salam. Salam, ho detto si entra in coppia, come si entra? Sì, anche un po' singolo può entrare. Dai, sì che può entrare. Posso entrare pure io? Sì. Bravo. Ah, vuoi ballare? Caso mio, sì. Questa, caso. Vai. Ballate no, perché stiamo comunque lavorando, però musica sì, per passare sì. Tempo si può mettere. Sì. Chi tira fuori la droga? Io no. Non ce l'ho. Mi dissocio. Mi dissocio anch'io. Sì. Sempre si fuma una cana. Bravissimo. La pesca. Comunque io sono il professore. Ah, professore, carissimo. Di cosa? Di cultura. Professore di cosa? Di goldura. Cultura, sì. Agricoltura. Sì. Come si? D'ora in poi la chiamerò pollice verde. No, professore mi chiamo. Tutti quanti, professore. Oh, bene, se devo abbassare il telefono, che lo sento molto più basso di voi, abbassala. Okay. Lasciala così, che non è più. Così va bene. Va bene, perché a volte si alza da sola la musica. Che prima sembravamo al papete. Sì. Quando ero giovane stavo al papete, papete bitch, sì. Andavo lì in Italia, andavo a fare il viaggetto, sì.
per andare al Papeete. È normale. Ma professor, lei deve aggiornare, deve andare al Tomorrowland. Sì, sì, voglio andare, voglio andare. Abbassa, salam. Salam, senza salam allora. Questo lei ha guadagnato un viaggio per solo andare. Facciamo così allora, bello. Tomorrowland. Facciamo così, bello. Andiamo. Se non vuoi che da professore diventi studente, bello, evitare di fare battute sul mio nome, grazie. Allora, io voglio diventare studente. Voglio darla indietro. Oddio. Sì. Entra, entra. Ma che fai? Stiamo ascoltando musica, entra, entra. No. Entra. Entra, la roba tra gli strunzi. Qua sta salamma, mette la musica, vieni. Ah, salamma. Buono, buono. Ma qua non si raccoglie, fra. Così. Eh? Sì, che si raccoglie qua, per lì. Certo. Ah, sì. Sì, sì. Si lavora e si produce qua. Si lavora ascoltando musica. Mo stiamo organizzando un viaggio per Tomorrowland. Vuoi venire anche tu? Vai qua. Vuoi qua. Per forza, per forza. Bobby, io arrivo a 900 e vado, eh. Ok, va bene. KZ Alex, Alex benvenuto. Benvenuto bello mio, come stai? Tutto bene? A posto, belli, io vado, belli. Arrivederci. Mi dispiace, belli, ma devo scappare. Tranquillo, salam alek. Aleikum. Aleikum salam. Sì, ragazzi, è stato un piacere. Altrettanto, Arrivederci. Ciao belli, Bobby vieni, eh? No, salam, resto qua ancora a fare un po' di pietre io. Sì, sì. Ci vediamo più tardi. Sì.
Ragazzi, che fate voi nella vita? Che fate? A parte le pietre, non mi dite le pietre che ce le tengo qua, oi, qua. Ma niente, noi... Che facciamo, Salam, nella vita? Eventi? Facciamo... Liberi professionisti, vero? Eventi professionisti? Cosa fate? No, che eventi fate? Che eventi, eventi. Che eventi? Eventi, serate, feste. Sì, dove? Mm-hmm. In giro. Quando qualcuno ci chiede di organizzare un evento... In giro, anche qua, anche qua. No, qua era così per passare tempo. Possiamo organizzare un evento qua o no? Non penso. Perché? Non fanno i datori di lavoro, però se cacciano qua. Non penso, capo cantiere non vuole. Io vi saluto. Arrivederci. Ciao, salami. Allora, sì. Noi mettiamo un bel camion, quello con le casse là, al centro. Eh? Ok? E facciamo un bel festino qua. Tutti drogati, tutti. Tutti no, drogati. Presso... Sì, tutti drogati. Questo non me lo deve dire a me, non mi interessa. Tutti con i bomboloni in mano, sì. Io mi occupo della musica, di curare il catering. Sì. Magari se qualcuno è interessato a avere ballerini, ballerine. Allora, questo con lo scopettino in testa porta la roba, va bene? Va bene? Amico, ti stanno dando dello spacciatore. E dello scopettino. E dello scopettino che è irrilevante. Va bene o no? Dimmi. Signore. Scusate un secondo, signori. Scusate. Ma il signore non risponde, che è successo? Aspetta, Salam, dimmi. Signorina, ma il suo amico, il signore, non risponde. Chi? Io? Cosa vuoi? Sì. Ho detto, ogni ho tanto detto. Sto zitto perché... Sì, ho mal di testa. Hai ragione, piccolino. Allora, senti una cosa. Volevo organizzare un evento qua, proprio qua. Che tipo? Ragazzi che ballano? Sì. Io ci sono presente, mettimi in lista. Allora, io avevo pensato, un bel camion, quello con le casse giganti, là, come si chiama? Come si chiama? Non lo so, non l'ho neanche visto io. È un camion gigante, con le casse dappertutto, quello là per i rev, come si chiama? Ah, sì, quelli di rev, sì. Oh, scusa. Rocky Balboa, state fermi. Allora, praticamente lo mettiamo lì al centro, ok? Però sì. Deve essere un evento particolare. Tutti drogati della città, tutti quanti qua. Che ne pensi? Per me va bene. Proprio rave 100% puro. È questo che sta avvenendo, sicuro. No, ma come posso? Senti, allora non lo so. Bisogna trovare un drogato, sì. Eccolo qua, il drogato sta arrivando, eccolo qua. Chi è? Qua, chi è? Ecco. E chi è? È un amico mio. È drogato? Sì. Ma glielo diciamo. Ma dire alla cocaina? So qua. Ti piace? Senti, drogato, vieni qua. Drogato. Attenzione. Allora, stiamo organizzando... una festa in maschera? No, senza maschera, qua maschera, ma fa cosa in maschera? È così la direzione. Allora, non fare battute di merda, stai a sentire a me. Bravo. Allora, qua in mezzo mettiamo un bel camion, quello là con le casse. Che ne dite? Va bene. E poi vengono tutti i drogati della città, che ne dite? Ah, mo sì. Facciamo un bel rave. Facciamo Tomorrowland e lo portiamo qua. Che ne dite? Spettacolo. Sì. Morro Rock. Bravo. Va bene. Va bene. L'auto ogni tanto pensi che sia buono, Sì. Faccia la sicurezza. Ma quasi sicurezza. No, la sicurezza. La sicurezza che tutto quando hanno spinino in mano. Sì. Bravo. voi ridete, ridete. Io non fu. Ma... So 30 anni che non fu. Ma sopra sto fatto qua dimmi. Si può guadagnare qualcosa, no? Che ha fatto? Lo facciamo a livello gratuito. Amicizie, per ci fa conoscere. Ma secondo te se fa qualcosa per senza niente? Appunto, sto dicendo. E allora almeno $1,000. $1,000 ci devono entrare in tasca, o no? Almeno. Sì. Ma quando si andrà a fare? Si può sapere o non si può sapere? Senti una cosa. Ma voi
conoscete qualcuno per prendere la pensione? Magari, se non arriva, ciao. E me tengo 71 anni. Sto prendendo reddito di cittadinanza. Allora, senti, come ti chiami? Alibaba, come ti chiami? Dubai, Dubai. Dubai. I buoni posti. Allora, Dubai, io ho 71 anni. È mai possibile che devo venire a lavorare ancora alle miniere? Ci rendiamo conto o non ci rendiamo conto? Se può sapere o non si può sapere? Sai che hanno usato età minima per pensione a 73 per gli uomini. 73? Ah, aspettate, sì, anni, devi allora, aspettare vai. Ancora un po'. No, io devo andare in pensione subito, subito. Voglio $10,000 al mese di pensione, subito. Sì, in caso se trovi, sì, dici anche sì. A me quello che io sì, sì. Chi è? Te è andata sto cazzo. Io ho chiesto reddito, mi danno 200. Pure a me mi danno 200, sti bastardi, ma non lo so. Esatto, non basta neanche per Banino, cavolo. Con 200 euro ti pulisci il culo. Ma nemmeno. No, chi c'ha il culo grande? Scusate, mi sono detto, chi c'ha il culo grande con 200 euro non si pulisce manco il buco. A me serve minimo 500. Mi dispiace per la signorina che sente questa cosa qua. Sono molto questo, ma che sta succedendo? No, non allora, è successo che ci hanno picciato. Se mi ha fatto, mi sento a te non come. Sei, se mi sento a te non. Ma lei bere? La sera la limbo, la mattina la svagando. Sei, sei bravo. Bravo. Essendo bravo. Un'altra hai cosa. Tengo la frema in culo, in capo. Cosa ha detto te? Capito? Mi dispiace, ma io vengo da Bologna, non sei, capire. Chiamala, chiama il sindaco. Chiama. Samogna, sei. Vabbè, vogliamo spiegare la luce, no? Ma chi è? Stanno venendo, eccolo qua, sta venendo, eccolo qua. Eccoli qua. Chi è? I drogati, tutti i drogati. I drogati. Vabbè, drogati. Ragazzi. Già che ci hanno la maglia. Drogati. Sono amici miei. Vai, vai, andiamo. Mamma mia. Ma chi sono questi? Drogati, questi sono drogati. Sono due drogati, questi vengono a casa. Quelli sono due drogati solo, drogati. Sono drogati, sì. Ma perché c'hanno la magliettina rosa della Juve? Allora... Le donne di oggi sono tutte drogate, sì. No, no. Figli, avete visto la tu sino a Juventus in merda. E no. Senso che si chiama Takeshi, figa. Ma va a fare tu cu. Senti, levati quella maglia, se no da piccia a te la maglia, monnezza. Certo, chi è che non si droga? Droga. Ma un po' di droga. Vanno è buono, Juventini che la droga. Con i signori. Droga brutalmente sì. Bisogna battere. Sa da battere. Gigi, sì. Sentite. Ma Raffaele, dimmi. Per gli amici sono il professore di Vesuviano. Professore, ma quando sei andato a fare questo evento? Se può sapere o non si può sapere? Mo vediamo. Lo chiediamo in comune. Bravo. Allora sto cazzo comune da sta città. Dove sta? Ah, comunque dimmi. Stiamo qua, mangi, siamo presentati. Sì. Sono Pasquale Barra, piacere a tutti quanti. Parlate sì Maria. Sì. Senti animale. Dici. Animale. Senti una cosa. Dici. Questi ragazzi sono tutti amici miei. Li vedi? Si vede. Sì, mia figlia. Sì. La signorina non si sente proprio parlare, signorina. La signorina mi fa male un po' la culla. Si è azzeccata a Dubai. Si è azzeccata proprio a Dubai. Mano nella mano. Io sono impegnato, quindi... Sei impegnato? Ma noi non siamo gelosi, non ti preoccupare, signorina. Sente, questa vecchia sta battuta, pezzo da merda. Voi non siete gelosi, queste ma... Queste cose su posto di lavoro succedono sempre. Senti, io ho 71 non anni. Gelosi, non siamo gelosi, signorina. Non vedo una donna... Non vedo una donna dall'altro ieri. Non frega niente, Non sono geloso. Allora, sentite qua, ieri che mi è successo? Però la signorina, le tenete le cuffie? Sì no. O no? No, e allora niente, dai, metti niente. Metti dito nell'orecchio, aspetta, non la... metti dita ci vogliono due dita, là. Tiene due orecchie. Allora, sente qualcosa, signorina?
Ma allora, non azienda niente, non azienda niente. Non sbagliare buco di orecchio. Allora, ieri mi recai alla farmacia, ok? La farmacia lì in centro. Poi che è successo? Siccome che ci stava una donna con il vestitino nero, ok? Ma quanti diti state mettendo? Uno di uno così. Tutto questo. Allora, praticamente questa signorina che è salita deve respirare, non mettete sonno. Bravo. No, messo in bocca dito, però morsi. Allora, mi dissocio. Allora, praticamente è successo, questa signorina è entrata in macchina, ok? Con me. Io l'ho detto, tengo 71 anni, però modestamente, senza nulla togliere a voi giovanotti, io tengo ancora un fisico da pataterno qua, vedi? Questo è tutto un merito di miniera. Sì. Vuoi che mi tolgo malieda? No. Ma io tengo 71 anni, giovanotte. Allora, praticamente, stavo dicendo, questa signorina è entrata in macchina, ok? E ha detto vicino a me che voleva fare l'amore con me. Sì, io gli ho detto, guarda che io sono 35 anni che non... Professore, qualcuno là sotto ha detto che si dissociava, vero? Senti, allora fammi finire, poi parla. Allora, praticamente sono 35 anni, gli ho detto. Ha detto, non ti preoccupare, io faccio risvegliare anche i morti, mi ha detto lei. Mamma. Sì. E allora praticamente mi sono recato in farmacia. Sono andato in farmacia... E ho detto vicino al farmacista, ho detto, dottore, a me mi serve qualcosa che resuscita i morti, ok? E lui mi ha detto, in che senso? E ho detto, praticamente, io gli ho detto, lo vedi questo qua? Lo vedi? Questo qua non ci sta più. Ma scusi, ma cosa sta facendo? No, niente, mi scusi, ho sbagliato dito. Mettetegli il dito sull'occhio che non può vedere. Eh sì. Avanti agli occhi. Ma posso sentire adesso? Avete finito di parlare? No, ancora è lungo, molto lungo. Allora, praticamente, il farmacista ha capito e mi ha dato una scatola di pillole blu e ha detto, prenditi questo scatolo e dopodiché fai i fuochi d'artificio, ha fatto vicino a me. Ha detto, siete sicuri? Da tu? Ha detto, sì, vai tranquillo. Però, sono salito in macchina... E sono andato nella casa lì a motel, perché tengo un semplice motel, perché non mi posso permettere niente. E praticamente è successo che lei anche è salita con me. Ci siamo messi un poco sul letto, abbiamo aspettato una mezz'oretta, perché io poi con un bicchiere di acqua mi sono preso questo scatolo di queste pillole blu. Ok? Ho preso tutta la tutto scatolo. Poi ti spiego perché. Mi sono preso... erano quattro dentro. Cazzo fa? Allora, dentro erano quattro pillole blu e io me le sono prese una alla volta tutte quante. È successo quel che è successo con la signorina, io mi sentivo un leone, Allora, io ero un leone, la signorina si è sentita alquanto soddisfatta, molto soddisfatta. Dopodiché è passata un'ora e la situazione qua stava sempre... ingrifata, no? E l'altro amico mio, no, questo, dopo tre ore mi ha portato in ospedale. E indovinate che cosa è successo in ospedale? Io andavo cercando un dottore. Ho detto vicino al mio amico, vedi se trovi un dottore, perché con la dottoressa mi metto scuorno. Praticamente, dopo che è finita tutta la barbaraccia che ho in ospedale, ho trovato questo dottoressa. Ho detto, dottore, a me è successo un problema. Però, non so se lo posso dire, perché praticamente è una cosa un poco intima. E lei ha detto subito, signore, si figuri, io sono una dottoressa e quindi questo è il mio mestiere. Ho detto, sentite, lo volete voi allora, perché io mi dissocio di questa cosa. E ha fatto, no, che è successo? Mi dica pure, mi facci vedere. E allora sono andato. L'ha pure voluto vedere. Sì, sono andato, diciamo, nel reparto mi ha portato in uno stanzino. E praticamente che è successo? Ho detto, dottoressa, però le dico, mi devo togliere i pantaloni e le mutande. E ha fatto lei, sì, ma si tratta di che cosa? Ho detto, io ho spiegato il fatto della pillola. Delle pillole, delle quattro pillole. E lei ha detto subito, ne ha prese quattro. Sì, quattro. Poi dopo di che ho detto, allora non c'è niente da fare.
Ha detto: come, dottorino, non c'è niente da fare. La dottoressa si chiamava Evelyn. La conoscete? Sì. Sì. No, nuovo in città. Sì, sì, sì. Evelyn. È proprio bella, ma bella veramente quando ha il sole. Dovrò andare in ospedale allora. Sì, sì, sì. C'ha i capelli blu, è bellissima. Niente a disprezzare con questa che c'ho davanti. Praticamente ha detto, dottore, ma non è che tenete qualcosa? Sì, ha detto, la c'ho la pomata. E poi mi ha messo la pomata. E dopo un poco è passato. Ma te l'ha messa lei? Sì, 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 sì. Con due mani o con una? Due. Ah, pure. Sì. Era grosso fatto. Sì, e dopo un poco, dopo una mezz'oretta è passato tutto. Beh. Meno male che si è risolto. Sì. Potete togliere i diti, cioè vi piace proprio a tenere i diti? Senti sicuro? Ah, finalmente. Tutto bene, signori? Abbiamo parlato, sì, sì. Abbiamo parlato di cose molto grandi. Aspetta, mi rimetto la maglietta, altrimenti poi... Ecco qua. Sì. Avete capito o no? Sì. Ve lo devo ripetere? No, grazie. Basta. No, io per fortuna non ce l'ho questo problema. Non ce l'hai? No, quello delle... Bravissimo. Sì. Te lo giuro. E quando arrivo a 71 anni ti faccio vedere se ce l'hai o no. Te faccio vedere. Ci vediamo quando sei da giurato. Ok. Ti faccio di 71 anni. Pure i capelli in testa si ammusciano a te. Pure i capelli in testa si ammusciano. Vedi quei cosi che ti spugna la spina là? Ma siccome è pure lui si è preso usato la... gel, c'era scritto very strong. Strong? Ah, strong. Strong, strong. Per strong. Uso strong, per i strong. Ma la voce è così alta. Sono io strong. Signorina, lei non ha sentito niente, vero? No. Bravissima, brava. Quanto è brava questa signorina. Come si chiama? Terry. Sì. Come l'ornitorrinco? No, quello è nome. Barry. Bel nome, complimenti. Ma si chiama Teresa, com'è? Terry. Sì. Terry è il soprannome. Sì, è il diminutivo. Ossaccia. Sì. Oh, è arrivato reddito di cittadinanza adesso. Complimenti, che monnezza. Il reddito da disoccupato, proprio una merda. Però posso andare a prendere un bottiglia di acqua. Sentite, ma quante pietre avete fatto? Quante ne avete fatte? Pure io. Arrivederci, ci vediamo dopo, alla faccia. Ciao, belli. Arrivederci. Ciao, bello. Insomma, avete capito tutta la storia, no? Quanto tempo è che voi siete in città? Dai, c'è un panino. Io? Sì, un po' tutti qua. Sono 4-5 giorni. Oh. Si vede? Sì. Si vede, no? Io sono arrivato oggi con aereo già a lavorare. Aereo da lavorare? E che aereo? No, io sono arrivato oggi con aereo già io a lavorare qua adesso. Che cosa? Oh, Liat, io polacco e faccio fatica italiano. Ah, complimenti, vieni dalla Polonia. Più o meno. E che parte della Polonia? Perché io tenevo una polacca che mi faceva la badante. Confine nord-est con Bielorussia. Sì, dov'è? Diceva, dov'è? No, dov'è? Sconosciuto. Dov'è? Militare. Dov'è? È nord-est di Polonia. E come si chiama questa città? Come si chiama? Non so, io avevo 11 anni quando sono andato. Tenevi? E mo quando ne tieni? Pietro, io non sono bravo con matematica, sono di 95. 95 anni già? No, Pietro, sono di anno 1995. 1995? Sì, esatto. E quanti anni tieni? 25, 26. Io matematica sempre stato schifo. Ma le hai compiuti oggi? No, ho compiuti un mese fa. Auguri. Li ho compiuti mentre ero in Siberia. Siberia? Ma tu giri il mondo, giri? No, io ho avuto piccoli problemi in mondo. In tutto il mondo? No, ma tutto il mondo. Ma non è che lei è il signor Navalny? Chi? No, non è lui. Avrebbe capito. No, il signor Cavalli, non ho capito. Io polacco. Navalny. Non è Navalny. Vabbè, non dico. Sta in cagaglian. Allora.
E va bene. Senti, Dubà. Dici. Scusate, scusate. Mi senti? Dici. Ma perché non ti fai un capello come al mio? Tu? Ma con chi stai parlando? Dubai. Ma perché ho usato quel gel là e funziona, guarda, ancora oh, posso sì, ho capito, ma tu quando dormi rischi di bucare i cuscini, hai capito o no? Non uso cuscini, fratello. Non uso. Senza cuscini, che usi? Sì, uso la pietra. La pietra? Sì. Riempio la borsa di pietra, metto quello sotto come cugino. Così senti, ma mi fai una cosa nello stomaco, te lo posso regalare un cuscino, dai. E non sono abituato, su sabbia in Africa, qua ho trovato ma Zazi, tu sei amico della signorina qua? Sì. È fortunata ad avere un amico come lei, eh. Addirittura. Sì, è un bravo ragazzo, lo vede, no? Sì, ma è un amico, eh. Sì, ho capito, è un amico, il ragazzo è un altro. È già messo nella friend zone, cagazzo. Il ragazzo chi è? Chi è il ragazzo? Come si chiama? Secondo me è la condanna di quelli con i capelli come i tuoi. Come si chiama il ragazzo? No, signorina. La mia ragazza, futura moglie, ha i capelli rossi dello stesso colore della signorina. Senti, l'amico della mia senti, ragazza in futura moglie, come... futura moglie, ok? Ma chi cazzo te lo fa fare? Io mi sono sposato. Dopo che mi sono sposato, non ci ho capito più niente. Professor, l'amore è l'amore. Ma quale amore cazzo? L'amore non esiste, capito? Adesso io sono passato da stare tranquillo, avere un'armaiola a poi volermela sposare quell'armaiola, quindi di che stiamo parlando? È la stessa persona. Allora, l'armaiola, allora non è amore. Come non è amore? Sì. Non è amore questo. Lo so, io ti guardo in faccia, guarda. Ma che sembro... Guarda. Boy George, guarda. In faccia. Dimmi. Allora, l'amore era una volta, ragazzi. Ai tempi miei si chiamava amore. Quando non esisteva il telefono. Senza pensieri. Quando non esisteva il telefono. Si scrivevano le lotterie, le letterine. Ma veniamo pure noi, aspettiamoci, va bene. Arrivederci. Ma voi qua in città che fate, giusto per capire? Io appena arrivato faccio pietra di merda. Il professore insegna, immagino. Il professore non insegna, io insegno. Allora, Asco, mi senti? Sì. Ricordati bene questa parola, Giovanotto, perché tu quanti anni hai? 23 anni? Quanti anni hai? No, 30. 30, veramente? Sì. Allora, l'unica parola che ti devi sempre imparare, sai qual è? Nella tua vita. Quale? Orientamento. Lei si occupa di orientamento? Orientamento. Ok? Ok. Se lei deve rubare un portafoglio, deve pensare in quel portafoglio quanto ci può trovare. Perché ti dico questo? Perché devi studiare la persona. Devi orientarti. Capito? Ok. Ci vuole l'orientamento in tutto quello che fai. Hai capito? Pezzo di merda. Negazzano, però. Mi ha chiamato pezzo di merda? Sì, orientamento. Mi ha chiamato pezzo di merda? Orientamento. Per favore, mi ha chiamato state calmi. Pezzo di merda. Orientamento. No, cioè, il signore mi ha chiamato pezzo di merda. Ago, orientamento. Ma guarda questo. Cioè, tu mi chiami pezzo no. di merda. Allora, ma ti spiego una cosa. Tu mi chiami pezzo di merda, senza motivo? Senza motivo? Io sono stato un sacco educato con te. E tu bravo. Mi hai chiamato pezzo di merda. E tu così devi essere educato, devi essere e un bravo ragazzo. E tu devi chiamare pezzo di merda. Ho capito, pezzo di merda. Signori, state calmi, per favore. Cioè, ma vi rendete conto che continui a chiamare pezzo di merda senza ragione? Allora. Tu non picchiare, perché tu finisci dentro se tu picchi a lui. Io? Sì. Perché è anziano? Sì. No, sei. Perché polizia piace di merda. Allora, Giovanotto, come ti chiami? A chi è Giovanotto? A lui. Robert. Non ti chiami così, pezzo di merda, dici la verità. Come ti chiami? Niente, non ti piace niente, frate. Non ti piace niente, arrivederci, che ti devo dire? Come ti chiami? Robert. Robert. Sì, signore.
Allora, qual è la parola che ti devi imparare? Orientamento. Bravo, vedi? E poi quando dopo che dico 5 minuti di orientamento guardo la prima persona a caso che ho davanti, tipo, e dico pezzo di me. Sì, sì, sì. Sì, così funziona. Sì. Ah, esatto, esatto, esatto. Orientamento. Ma che stanno facendo quelli? Di merda. Orientarsi. Che stanno facendo quelli? Stanno facendo una pera di eroina. Fai una prova là con qualcuno, vai. No, no, signori, evita. Sì, vieni con me, vieni, vieni con me, vai, non ti preoccupare. Ma sei. Non devo andare alla prossima parte. Sì. Signore. 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 Mi dica. Allora, quello là... Quello là senza la maglietta, con i tatuaggi, l'ha chiamato pezzo di merda, quello là, vedi? Questo... è un problema tuo, Fra. No, a te ti ha chiamato. Signore, non deve credere a questa persona perché è anziano e soffre di demenza senile. Fratello, non ti preoccupa, fammi fare il prete. Ecco. Che prete. Sta, si gira, ti parla, poi ti botto di guardia e fa, pezzo di merda. Non si fa. Ma sti tatuaggi chi te l'ha fatto addosso, vedi? Che cos'è, un occhio? Che quello significa? Dietro. Ti devi dare un occhio al culo? Occhio, che devi... No, un occhio, no. Orientamento. Spalle, vieni con me, vieni. Portafoglio. Salve. Salve, signori. Cosa... Salve, signori. Come state? Tutto bene? Insomma. Cosa sta cercando? Che sta cercando? Sto facendo le pietre. Allora, signori. Non mi conviene star là, che ci ho pisciato appena adesso. Allora, stiamo a sentire a me, bello mio. Sì. La parola che vi dovete imparare, sapete qual è? Quale? Orientamento. Vi siete orientati voi? Sì, sì. Mo che vi siete orientati, sono 71 andate... anni che mi orienta, 71. 71. Guarda che porta rispetto, non parlare così. Vado bene. Da quanto lavorate qua? Qua? Sono 71 anni. 71 anni. Sì. 71 anni, cioè andiamo conto, no? 18 per iniziare a lavorare, 71, c'ho 89 anni. E allora è mai possibile ancora... che io a questa età devo ancora lavorare qua? Ci rendiamo conto, no? Sì, sì. No? Cioè voi che siete giovani dovete lavorare apposta mio, avete capito? Pezzi di merda. Io non lo so. Signore, si deve prendere una pausa dal lavoro. Voglio la pensione. Voglio 10.000 dollari al mese di pensione. Sì, sì. Come la pensi? Ma nemmeno troppo. Ma pochissimo. Orientamento. Sì. Come vi chiamate? Zingaro. Uno alla volta, insieme. Piacere. Entrambi zingari. Pasquale Padre. Bene, molto piacere. E che fate in questa bella città? Gli zingari. Approfittatori sociali. Esatto. Sì. Beh. E come si fa? Buongiorno, te lo spiego. Sì. Dammi 5.000 dollari che ti insegno. Che cazzo mi chiedi che non c'è un cazzo nella <nella lì? ride> Hai capito che sono svenuto, sono andato dal medico. Ma non vuoi imparare come sono andato in ospedale, mi hanno fatto 4.000 euro di fattura, quei pezzi di merda. Mica te ne chiedo, io ti sto da, capito, formula per campare bene senza far cazzo. Allora, se tu tieni l'orientamento... Ti oriento io, mi sa che non c'è orientamento se devo... Stiamo a sentire a me. Sai, quelli là con i capelli bianchi, a parte la signorina qua, non lo so, cioè bianchi... Biondi. Li devi stare a sentire perché hanno molto più esperienza di te, capito? Mm-hmm. Allora, signor Zingaro, praticamente, cosa è successo? Cosa è successo? Ma dice, che è successo? Che è successo? Che è successo? È successo qualche cosa? Non lo so. Che stavo dicendo? Pasqua, che stavo dicendo? Non ricordo. Ma che cazzo? Ma c'è il mio amico Zingaro qua? Ciao Zingaro, come stai? Zingaro, questo... Ah, ti chiami Bobby? Pezza di merda, ti chiami Bobby. Amici, Robert com'è? Non è Bobby, poi? No, non è Bobby. Bobby è il cane, Zingaro, capito? Zingaro, dimmi una cosa. Hai il numero, tipo, di qualche medico che può aiutare il signore qui che ha dei problemi? Senti, non incominciare ad offendere. No, c'è il psicologo, fagli cosa psichiatrica. Perché lo vedi sto camion, ti passi con la ruta sopra. Anzi, con tutte e tre. Questo siamo alla terza minaccia. Sì.
quante ce n'hai? Signori, signori, lasciatelo stare, signore. Ha un po' una certa età, è normale. Allora, stavo dicendo... Signorina, alla quarta volta che qualcuno la guarda, la indica e fa pezzo di merda. Uno potrebbe infastidirsi. Avrà dei problemi mentali anche. Ma è vecchio, la vecchiaia. Allora. Il problema è... molto bene, no, il problema è questo giovanotto, Bobby. Sua pezza di merda. Non c'ha orientamento. Orientamento. No. La prossima volta che ti permetti a fare così, ti giuro che chiamo la polizia. Perché? 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 Perché mi stai continuando a insultare da 10 minuti abbondanti e mi sta dando fastidio adesso. E vattene via, scusi. Vattene. No, facciamo che ti faccio portare via io a te. Aspetta, allora la vado a chiamare io, aspetta. Chiamala. Sì. Stiamo dammi il telefono, dammi. Dai, calmi, signore, è un anziano. Lasciatelo stare. Dammi il telefono, dammi. Per favore, separatevi, signore, Bobby. Per favore, no casino. Come... Zingaro, ti devo mandare un invito più tardi, stasera te lo mando. Che organizziamo un festino che inauguriamo la villa. La villa? Vengo pure io, dov'è? Ah? Sì, il festino a me mi piace. Un attimo, sì, le do l'indirizzo, professore. Non c'è il telefono, non ce l'ho. Capito? Vabbè, lei solo segni 217. 217? Ma dove sì, cazzo sì, è? Sì. Dov'è? Fammi vedere. Vabbè, ma se è piano per culo, non ci sta 217. Certo che ci sta. E dov'è? Senti, io non ci vedo nemmeno. Dov'è? No, che in culone, è in centro città, 217. Centro città? Certo che ci sta, io. 217. E dove sta? È un bello posto, là, è una bella villa, una reggia. Obbiga se è un pezzo di merda, vabbè. Lì fanno bella festa, sicuro, a tuo culo. No, volevo dire. Sì. No, quella a Forte Zancudo gliela fanno, a Forte Zancudo, oh, vedi? Vabbè. Zingaro, vedi? Lui fa così. Però in fondo mi vuole bene. Sto perso di merda, sì, sì. Dopo tre apri, amo. Vabbè ragazzi, buona serata. Ciao, dopo bello. Dopo tre apri, Zingara. Ciao, Bobby. Bobby, ciao. Quel posto che vuoi tu? Sì. Assegno di mantenimento, buono. Beh, vicino casa. Hai sempre lo stesso numero di telefono. Ma no, ma è suo, c'ho lo stesso numero. Va bene, dai. Ciao, raga. Ciao, bello. Ciao, bello. Mi chiedono pure dove voglio aprire. Che cazzo ne mettilo dove? Al Zingaro. Mo ti dico. Dimmi. Mi senti? Stavo dicendo. Ma voi che fate in città? Sto cercando prima attività. Niente, dobbiamo aprire un'attività. Che attività? Ma quella è usata, voglio aprire. Pure tu. Pure io. Pure tu. Sì, apriamo l'insieme. Sì, dai, andiamo. Ma che apriamo insieme? Sì. Dipendente al massimo. Chi? Sì. Qua dipendente. Allora. Signore, una domanda, perché il dottore di lavoro, figlio di puttana, non mi ha detto dove vendere pietra. Cosa devo fare con pietra? All'import, devi lavarla. Ma vieni con me, andiamo. Lava pietra. Dov'è il posto dove lavarle? Allora, dove lo vuoi aprire tu? Dove lo vuoi aprire tu? Dopo che? Non lo so, sto pensando. Ah, ok, il 924. Preferivo città. Allora, io già ho detto 200, aspetta, 119 io. 119, te? Sì. Allora, aspetta, mi sei detto, ho visto cosa che volevi avere. Sì. Ah, ok, sei tu, autosenta. Sì. Nome di merda, però. Pezza di merda. Se volete faccio le lezioni di marketing un po' più... Qua lezione. Io c'ho la vecchia maniera, bello mio. Vecchia maniera da auto center, che vuol dire? Come che vuol dire? Tu devi far capire che se porta un'auto, tu qual è il problema di rivendita auto usato? Qual è secondo te? In che senso? Qual è? Il problema? Qual è la parte più difficile di rivendita auto? Niente, si compra e si vende. No, sbagli. Perché? La parte più difficile è acquisto. O rubare dipende. Allora, il vero commerciante, è saper comprare, ecco, saper vendere. Bravo. Diglielo. Bravo, vedi, lui già ci sta, c'è un po' più di cervello. Questo è un'offesa, pezzo da merda, è un'offesa. La parte più difficile è acquistare. Quindi già come de cosa è sbagliato. Allora, se deve acquistare poco. Vuoi fa dipendente, ti insegno. Sì. Poi faccio scrivo io mo. Che ci scrivi? Mo vedo, trovo a posto, però trovo un posto migliore. 119, come è fatto? È bello. Ma io dipendente tu?
Che vado, faccio fammiardi lo stesso, non è che... Io devo fare direttore. Chi lavora con me fammiardi, e se vuoi fare direttore, fai direttore, io sono capo di cosa però. Sì. Te dirigi i dipendenti, istruisci, che cazzo, quando io gli insegno l'orientamento. Io. Diciamo, formazione sì. Faccio io. Poi ti dico io un par di dritte. Secondo me tu sai che sei bravo a fare, secondo me. Io sono commerciante vero. No. No, il commerciante tu vero. Sai che sei buono a fare. Lo puoi sapere o no? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Che puoi fare? Sì o no? Dai, un po'. Allora, tu secondo me, fammi abbassare la voce. Sei buono a sparare. Che spara? Alla mosca. Ma che te dici? Su secondo... quale base io sono bravo a sparare a mosca? Non ho capito. Su quale base io bravo a sparare a mosca? Dai capelli. Allora. Ma l'hai sbagliato, quelli che sparano a mosca ci hanno capito. Senti, io ti devo confessare una cosa. Dimmi. Te la posso confessare? Senti. Sì o no? E dimmi. Sembri un bravo ragazzo. Ecco, bravo, c'hai ragione. È dolce sto ragazzo, ma tu sei la fidanzata? Cugina. Cugina. Ah, cugina. Bravo ragazzo. Pronto. Ciao amore. Tu non sei un pezzo di merda. Eh? Ciao. No, no. Sto facendo pietra. Non mancherebbe il pezzo passino. Ah, sì. Bene. Pezzo di merda su altri. Anche tu. Bravissimo. Chi sono? Dimmi che li vado a prendere questi pezzi di merda. Okay. Dove sono? E che ne so? Dimmela. E che ne so? Ciao amore, ciao ciao. Ma chi è? Ma chi è? Fidanzato, signori? È il mio fidanzato, sì, sì, sì. Chi è? Che? Qua... Chi è? Oh, perché ce n'è più di uno, non ho capito. No, no. Quello già uno assai. Già non si pareva uno. C'ho 300 io, te? Io ne ho 4. Mamma mia, sono arrivato quasi a 1000 qua. Ce ne andiamo, no? Porca miseria. No, deve. Lo aspetta un'ora, lo sapete, sì. Ma chi cazzo se la fa? Ma me ne vado proprio. Vabbè, quindi lasciami il numero che avremo usato. Sì, sì. Aspetta un attimo. Non neanche il cellulare, porca puttana. Quello che ho vestito da rosso, che era bella view, che ho conosciuto già. Da rosso? Tutto rosso, è tutto elegante. No. No. Solo è elegante, ma non sono vestito di rosso. Vabbè, lasciami il numero, vabbè. Il problema è un altro, che non c'è il telefonino. Come? Vabbè, guarda un po' se ti ricordi il numero 2. Come me lo ricordo? Guarda con Formula 5, se ti ricordi il suo nome. Aspetta. Tengo i documenti, documenti. Sì. Tu ricordi? Ma che cazzo, ne tengo due, mo? Dammi ricordi. Oh, ne tengo 5, due. 5. Ma com'è possibile? Beh, l'altra cancella. Dammi 5. Allora, ne tengo uno e 200. Dammi quella cancella l'altra. Lascia dei 5. Ma quello non è buono, com'è? Non è buono. Allora, 555. 47. 47. 964. 964. Sì, sì. Com'è il nome? Hai il professore. Ma facciamo un festino. Rum e cocaina. Ma che festino? Sì, sì. Abbiamo lavorato, mo fa soldi, professore. Andiamo, cioè, andiamo. Ricco o no? Poi sì. I soldi che fai come cazzo te pare. Te va bene, va bene. Sì. Cose che vuoi. Va bene, signori, va bene. Ma la bomba, famo bella roba. Poi ti insegno un par di trucchetti che ci fa diventare meglio. Allora io ti insegno una cosa. Indovina. Indovina. Orientamento, lo vedi? Oddio, orientamento. Oddio mio. Sto cazzo da ridere. Allora, è stato un vero piacere, Zingari. Va sì, bene. Tanto te chiamo. Va bene. Un bacio, vi voglio bene. Voglio bene. Ciao, ciao. Perfetto, ora non le dovresti più sentire. Arrivederci. Grazie mille. Perfetto, ciao ciao. Arrivederci. Ottimo. Arrivederci a tutti quanti. Arrivederci. Grazie di me. Zaino. Va bene. Grazie ancora. Ragazza, mo va di schia, mi si sciamato.
scusa, pezzo di merda. Andrea. Nacci raga, mi sto a morire delle risate. Oh. Ah, oh, che te pozzi, Nacci. Dimmi. Andiamo a garage centrale? Non vuoi fare la della lavagna? No, fra, ci vuole. Ok, bene, andiamo a centrale, andiamo. Vieni, vieni, vieni. E che cazzo fa? Oh, ma che fai, Rurm? Prendimi pezzi di merda, fammi vedere, prendi. Prendimi, prendi pezzi di merda, via. Che dolore! Ti ho fittato! Che dolore! Ai 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 ai! Vediamo chi arrivava prima, vai! 3, 2, 1, via! Wow, uguale! Non mi stare niente! Oh, vanno uguale! Vanno proprio uguale! Oh, ma com'è? Oh, oh! Com'è bella e buona la cammina? Oh! Pezza di merda. Madonna, c'è ancora il casco. Ha perso, no, perso. Ha perso. Che succede? Non davvero che provi, eh? Secondo me, sti pizzi in mezzo c'è una picchiata che mi chiesto. Eh? Secondo me, c'è una piaga che mi chiesto. Ma chi? A tutti sti pizzi in mezzo. Mm. Sei sicuro? Andiamo a bere là che c'è sta vita. Pezzi in me. 5 euro. Signore, mi puoi dare un dollaro? Oh, ma che cazzo sono salito? Ah, era mega, io l'ho coltellato. Oh. Ah, qualcun altro l'ha coltellato. Non l'ha coltellato nessuno. Sì, sì. Ah, buono. È finito per terra. Uè, bello. Ma io voglio sapere, tu che cazzo che c'entra tutte? Ma cos'è? Un sito di incontri? Sì, sì. Buonasera. Parlo pure, dottor Spero. Andiamo a parlare in privato, Lo spacca, raga. Andiamo solo questi. Jessica, andiamo a parlare in privato. Sì, fighi e bucchi. Ah, poi c'è il neo. Va bene, ma che cazzo fa con l'altro mondo? Andiamo. Se sputo sopra i piedi, se sputo. Me, un bacio, dimmi stasera. Sì,
un paio di arette, vai. Ciao bell'uomo. Ciao amore mio, un paio di arette. Raga, stacco la live, ci vediamo più tardi, va bene? Fra un paio di arette. Ciao a tutti, raga. Oh, che è? Guarda, tu mo vieni. Mo vieni, Fra. Mo sto staccando la live, ragazzi. Ci vediamo stasera verso le 9:15. Se tutto va bene, va bene? A più tardi. Se volete ripetere, potete ripetere.